Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'informazione di TV Oggi, ultimo consiglio comunale di Salerno, debiti fuori bilancio e variazione del bilancio in consiglio comunale per l'ultima seduta dell'anno del consiglio comunale che si è aperta con un minuto di raccoglimento in memoria del giovane Pierpaolo Barbato, il 28enne morto dopo una dimissione al Ruggi per un malore per il quale ora è stata aperta un'inchiesta, il primo servizio di oggi. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, approvazione della delibera di giunta per la variazione del bilancio di previsione, il piano ordinario di revisione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Salerno, il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto. Sono stati questi gli argomenti all'ordine del giorno dell'ultimo Consiglio Comunale a Palazzo di Città. Un consiglio che stamani si è aperto con un minuto di raccoglimento di tutto l'Assise, guidato dal sindaco Vincenzo Napoli in memoria di Pierpaolo Barbato. Il ragazzo di Salerno, morto all'età di 28 anni, per il quale oggi è stata aperta un'inchiesta, dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale Ruggi, figlio di Nino, noto commercialista, in passato presidente di Salerno Pulita, e nipote della storica dirigente di Palazzo Guerra, Anna Maria Barbato. Per il primo cittadino, un consiglio comunale che chiude un anno, il 2021, particolarmente intenso, non solo per questioni politiche, ma anche giudiziarie. Un consiglio che questa mattina è stato anche preceduto da un momento di tensione sotto i portici di Palazzo di Città, dove ancora una volta erano in presidio i lavoratori delle cooperative sociali. Ma questa volta avrebbero voluto fare il loro ingresso in consiglio. Loro chiedono risposte dal comune, ma il sindaco ai nostri microfoni ha invitato tutti alla calma, perché proprio nelle prossime ore ci sarà un bando con al primo posto la clausola sociale per salvaguardare i lavoratori. Una seduta tecnica con argomenti tecnici all'ordine del giorno che sono stati valutati nella commissione consiliare e degli uffici preposti e credo che sarà, da questo punto di vista, dovrebbe essere un consiglio comunale tranquillo e ordinario, perché sono argomenti tecnici, politici in senso lato, ma tecnici sostanzialmente. Consiglio comunale che chiude un anno, che ha avuto un epilogo abbastanza turbolento. Proprio questa mattina, sotto i portici di Palazzo di Città, c'erano anche i lavoratori delle cooperative che ancora una volta chiedono certezze e conferme su un possibile prosieguo anche con un accordo ponte che possa consentire loro di poter lavorare. Ho chiesto, intanto c'è la mia amicizia e solidarietà con i lavoratori, però devono avere dei comportamenti sereni. Noi oggi celebriamo un consiglio comunale, c'è bisogno che i consiglieri, il pubblico possa accedere tranquillamente a Palazzo di Città senza assistere a turbolenze. Mi rivolgo all'intelligenza, alla correttezza dei lavoratori e li invito ad avere atteggiamenti sobri e tranquilli. Seconda cosa, noi stiamo lavorando, l'assessore Massimiliano Natella ha incontrato più volte questi lavoratori e stiamo lavorando per dare delle risposte possibili, percorribili. Credo che domani sarà pubblicato il bando per i prossimi 2 anni con la clausola sociale messa in primo piano, cioè garantire quanto più è possibile l'occupazione dei lavoratori che erano già occupati. Fatto questo adempimento, potremo passare ad un adempimento ponte fino alla celebrazione della gara, perché se non c'è una gara che è stata bandita ed è stata pubblicata, si fa difficoltà a fare un provvedimento ponte verso che cosa. Quindi una volta espletato questo adempimento, potremo passare a un'ipotesi di lavoro che preveda un bando ponte che sarà materialmente formulato dagli uffici competenti. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, parlando ai giornalisti dell'aumento dei contagi Covid in provincia di Salerno, ha fatto appello alla responsabilità di tutti i cittadini, non lasciando intendere che provvederà a firmare nelle prossime ore un'ulteriore ordinanza restrittiva rispetto a quella regionale per le vigilie e le feste, ma allo stesso tempo, come lo scorso anno, ha disposto invece la chiusura della Villa Comunale di Salerno per le 2 vigilie di Natale e Capodanno. La situazione di Salerno città è di 30 contagi al giorno, mediamente, un po' di meno, un po' di più talvolta, ma sono 30 contagi al giorno, che non è una cosa di tutto riposo.
Però sostanzialmente credo che la situazione sia sotto controllo, stiamo avendo un ottimo successo della campagna vaccinale, stiamo rinforzando i controlli e quindi monitorando ora per ora quanto sta succedendo, poi ci determineremo e assumeremo eventuali atteggiamenti restrittivi, ma per il momento credo che quelli proposti dal Presidente De Luca con saggezza sono sufficientemente restrittivi e sufficientemente tranquillizzanti per tutti. E come dicevamo, al Comune di Salerno, mentre era in fase di partenza l'ultima seduta del Consiglio Comunale con accesso blindato, vigili e polizia a presidiare l'ingresso, alcuni lavoratori delle cooperative sociali hanno tentato di entrare senza riuscirci, ma non ci sono state grosse difficoltà. Sentiamo. Erano sotto i portici di Palazzo di Città come ormai da mesi, altri ad attraversare sulle strisce pedonali, mentre altri ancora avrebbero voluto essere anche in Consiglio Comunale per ascoltare se proprio dall'ultima seduta dell'amministrazione comunale di Salerno ci sarebbero state novità in merito al loro destino lavorativo. Così questa mattina i lavoratori delle cooperative sociali, che all'arrivo dell'assessore comunale Massimiliano Natella hanno tentato di entrare a Palazzo senza però riuscirci, non sono mancati momenti di tensione subito rientrati per la presenza massiccia di agenti di polizia. I lavoratori delle cooperative da tempo attendono una risposta, un grido fatto di striscioni e disperazione raccolto ancora una volta dai sindacati di categoria che stanno seguendo l'avvertenza. Oggi è una giornata complicata perché i lavoratori sono qui in presidio ormai da più di un mese. Abbiamo avuto un tavolo in prefettura dove c'erano state delle rassicurazioni da parte dell'amministrazione comunale che ha delegato esclusivamente l'assessore Natella. Ad oggi non abbiamo alcuna notizia. C'è notizia di un bando ponte che assolutamente non può coinvolgere tutti i lavoratori che oggi sono per strada e che passeranno il Natale per strada senza avere un minimo di stipendio e un minimo di prospettiva. L'amministrazione ovviamente si nasconde. Comprendiamo le difficoltà visto tutto quello che è accaduto, ma abbiamo bisogno di interlocutori validi, perché l'interlocuzione non può essere soltanto quella che c'è stata ormai 3 settimane fa in prefettura. Abbiamo bisogno di dare a questi lavoratori delle risposte chiare. Oggi nessuno ha delle risposte, neanche noi sindacati, siamo inermi perché non sappiamo che strada l'amministrazione sta intraprendendo. Questi lavoratori avrebbero bisogno di stabilità, di capire quando rinizieranno a lavorare, anche con tempi che ovviamente le procedure prevedono, però da questo punto di vista, non essendoci sicurezza di nulla, sono esasperati. L'esasperazione può portare a tutto. Ovviamente noi stiamo cercando di gestire questa situazione perché questo è un presidio spontaneo, che nasce spontaneo ogni giorno dai lavoratori, i sindacati sono presenti quasi quotidianamente, però questo non può più bastare. Non possiamo essere noi a buttare acqua sul fuoco ogni mattina, c'è bisogno di risposte serie perché hanno delle famiglie a casa e ovviamente devono capire che prospettiva dare a loro. C'è una determina pubblicata sull'albo pretorio, ogni cittadino la può visualizzare, però anche da questo punto di vista ai lavoratori in prefettura è stato detto: non vi preoccupate, c'è la clausola sociale. La clausola sociale è soltanto un punteggio aggiuntivo di 10 punti, quindi qualsiasi azienda potrebbe non attingere a questa clausola e quindi non aderire a questi 10 punti aggiuntivi, quindi i lavoratori non sono ad oggi garantiti. E poi ogni giorno girano voci diverse, questo sì, questo no. Non possiamo lasciare alla mercé delle voci e della inufficialità, dell'unufficiosità questi lavoratori. Siamo sotto Natale, c'è un consiglio comunale, sopra si discuta di cose serie, si discuta del futuro di questi lavoratori. Ovviamente in discontinuità rispetto al passato. Le lettere di licenziamento sono parziali, sono 20, anche questo sta diventando un problema perché noi non sappiamo perché sono stati licenziati soltanto alcuni lavoratori e altri no, e non vorremmo che dietro questa cosa si nascondesse una scelta già preventiva rispetto poi al passaggio di cantiere alla clausola sociale. Siamo preoccupati su tutto, ma con chi dobbiamo parlare non lo sappiamo. Quindi i lavoratori sono qui, noi siamo qui, però abbiamo bisogno di interlocuzione seria perché la mattina salutare e scappare non è la soluzione. E restiamo in tema di Covid, restando a Palazzo Guerra, perché scatta la sanificazione anti-Covid negli uffici comunali di Salerno. Domani gli uffici di Palazzo di Città resteranno tutti chiusi per consentire le operazioni. La sanificazione ha interessato questa mattina anche gli uffici del settore tributi e quelli della pubblica istruzione e formazione in via Giacomo Costa. Gli uffici resteranno chiusi in questo caso sia oggi che domani.
Ed intanto è boom di richieste un po' ovunque dove si effettuano i tamponi rapidi con molte persone in fila ed alcune farmacie del Salernitano in affanno con ridotte scorte di tamponi rapidi di test. Noi stamani siamo andati nel quartiere Torrione a verificare la situazione dinanzi alla farmacia Grimaldi. Sentiamo. Salerno nel pieno della quarta ondata con l'aumento dei contagi. In prossimità delle feste del Natale si registra nuovamente l'assalto alle farmacie. Boom di richieste un po' ovunque dove si effettuano i tamponi rapidi con molte persone in fila ed alcune farmacie già in affanno con ridotte scorte di tamponi. Sicuramente la domanda è aumentata per due ordini di motivi. Con l'avvicinarsi delle feste, le cene con amici e le partenze è cresciuto il numero di persone che hanno necessità di presentare un tampone negativo entro le 48 ore. Ci sono poi le quarantene, ma allo stesso tempo c'è chi ha incrociato un positivo e vuole avere la certezza di non essere stato contagiato. E caccia al tampone rapido in farmacia. Tante persone dalle prime ore del mattino si mettono in fila. Per alcuni farmacisti proprio in questi momenti sembra che i fornitori abbiano riferito che non saranno garantite nei tempi giusti le consegne, facendo profilare la possibilità di carenze di test rapidi. Alla farmacia Grimaldi del quartiere Torrione tante le richieste da soddisfare. Con l'attuale aumento dei contagi le richieste di tamponi rapidi sono aumentate notevolmente, anche se, come ha spiegato ai nostri microfoni il dottor Mario Grimaldi, allo stesso tempo c'è anche un riscontro di un maggior numero di casi positivi. Se nei giorni scorsi su 100 test solo 2 o 3 persone risultavano positivi al Covid, tra ieri e oggi si è oltrepassata la decina. Sono passati perlomeno 2 mesi dove si sono incrementati in modo notevole quello che è l'afflusso della gente per farsi i tamponi. E evidentemente la gente vuole essere certa di essere immune e quindi fortunatamente c'è questa possibilità di verificarlo. Ci sono persone che vengono di fuori, studenti che ritornano, logicamente si riuniscono ai familiari e quindi hanno necessità di non dover produrre un effetto negativo sul territorio. La situazione è preoccupante però, la situazione è preoccupante perché non so se è dovuto alle ferie, una cosa del genere, alle feste che verranno prossimamente, però c'è veramente un grande incremento. E per la verità noto anche il rumore delle ambulanze che stanno aumentando, il che significa che casomai ci sono meno in terapia intensiva, però certamente ci sono ancora delle grandi quantità di persone che sono affette da coronavirus. Dottore, proprio in queste ore dinanzi alle farmacie della città di Salerno ci sono tante persone in fila che devono sottoporsi al tampone. In alcuni casi ci sono dei farmacisti che sono sprovvisti in questo momento di dispositivi per fare i tamponi. Si avverte una carenza? Noi per la verità no, ci sono vari canali che normalmente ognuno si approvvigiona e quindi automaticamente noi non avvertiamo questa carenza, però probabilmente può essere, perché capita, è capitato con le mascherine, che può capitare con i tamponi, certamente. Generalmente, lei da tempo sta effettuando i tamponi, generalmente più o meno da una statistica su quanti tamponi riuscite a fare in una giornata e più o meno quanti positivi vengono fuori? Ma da 70-80 tamponi, massimo 100, anche perché per necessità di dover poi inviare occorrono perlomeno 15 minuti. E quindi noi siamo stati costretti già la prima mattina alle 11 a sospendere, perché altrimenti avremmo avuto gente in continuazione in farmacia. C'è una buona percentuale, io credo un 5-6% certamente. Secondo lei la situazione si farà un po' più preoccupante dopo questi giorni di Natale? Io credo di sì, perché dipende un poco dai comportamenti di tutti, quindi è inutile poi stare lì a dire cose che sono ampiamente vissute già, perché non è che noi oggi incontriamo il virus, l'Omicron, ma abbiamo esperienze ormai di 2 anni e passa e quindi diciamo sono dei ritorni. Farmacisti sempre in prima linea, un primo presidio per il cittadino? Certo. Per la verità, come vedete, noi con i tamponi siamo in prima linea, non abbiamo potuto fare i vaccini per un motivo, perché la farmacia non si presentava per la quantità di vaccini che avremmo voluto effettuare, la possibilità di ospitarli in farmacia, e questo mi è dispiaciuto, però
i farmacisti sono stati sempre in prima linea. Aumentano i contagi, ma aumentano anche i controlli sul territorio proprio per arginare la diffusione del virus. E così i carabinieri della compagnia di Amalfi, nell'ambito di mirati controlli predisposti a livello provinciale della serata di lunedì, hanno sanzionato un bar del centro di Maiori, in quanto un dipendente dell'esercizio all'atto del controllo è risultato sprovvisto della necessaria certificazione verde per poter lavorare. A nulla sono valse le giustificazioni del caso. Per la donna, il titolare dell'esercizio commerciale, sono scattate due distinte sanzioni amministrative per aver violato la normativa Covid di settore. I controlli continueranno anche nel corso di tutto il periodo natalizio per prevenire e reprimere eventuali condotte illecite e garantire a tutti di potersi godere questi giorni di festa in piena serenità. E purtroppo non è così in tanti comuni del Salernitano. Anche ieri c'è stata un'impennata di contagi in tutta la regione Campania. Crescono i contagi nella città di Salerno, così come a Cava dei Tirreni. Sentiamo. Non si ferma l'avanzata del Covid-19 anche a Cava dei Tirreni. Nel pomeriggio di ieri sono stati resi noti gli ultimi dati sul contagio dal Dipartimento di Prevenzione. I cittadini attualmente positivi al virus sono 281, 75 i nuovi negativizzati. Tenendo conto del bollettino diramato lo scorso 18 dicembre, significa che in pochi giorni sono stati accertati oltre 90 nuovi positivi. Sale a 6 il numero dei cittadini cavesi ospedalizzati. Aumenta purtroppo anche il numero dei deceduti. Con la scomparsa di un 61enne, i cavesi che hanno perso la vita a causa del Covid-19 sono 50. Nella città metelliana i positivi si concentrano prevalentemente nella fascia d'età tra i 31 e i 50 anni, ma molto numerosi sono anche quelli di età compresa tra i 51 e i 70 anni. Il sindaco Vincenzo Servalli inoltre ha comunicato che sono complessivamente 83.722 le dosi di vaccino anti-Covid già somministrate e che l'86% della popolazione over 12 ha ricevuto almeno una dose. Il 67% ha ricevuto due dosi e il 19% è stato vaccinato anche con una terza dose. La quarta ondata del Covid sta colpendo significativamente anche Vietri sul Mare. Attualmente sono 50 i cittadini vietresi alle prese con il Covid. Soltanto ieri sono stati comunicati dal sindaco Giovanni De Simone 15 nuovi positivi. E veniamo ora alla cronaca. Ha denunciato di essere stato rapinato dopo aver invece perso tutto alle slot machine. E quanto si è inventato un 43enne per giustificare ai familiari lo sperpero di 650 euro. Il ludopatico non ha avuto il coraggio di raccontare la verità e per questi motivi invece è stato scoperto e denunciato dai carabinieri. Sentiamo. Aveva simulato una rapina ai suoi danni, denunciando di aver subito di sera in località Starza, Campania, l'assalto di due persone che armate di pistola gli avrebbero intimato, con la scusa del soccorso ad auto in panne sulla corsia, di consegnare tutti i soldi che aveva addosso. Una cifra di 650 euro. Peccato però che dai successivi rilievi dei carabinieri della locale stazione alle dipendenze della compagnia di Eboli, diretta dal capitano Emanuele Tanzilli, visualizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, sia venuto fuori tutt'altra verità. Il 43enne, denunciato per simulazione di reato, non era stato vittima di nessuna rapina. Una storia inventata perché il 43enne non avrebbe potuto giustificare ai congiunti l'ammanco della somma prelevata nel pomeriggio e successivamente consumata giocando alle slot machine di un bar.
Ed ora una notizia di servizio, perché Salerno Pulita informa gli utenti che domani, giorno della vigilia 24 dicembre, i centri di raccolta rifiuti di Frate e della zona Arechi chiuderanno alle ore 13. Lo stesso orario di chiusura è previsto anche per la vigilia di Capodanno, quindi per venerdì 31 dicembre. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale. Ci occupiamo ora di sicurezza, perché il sindaco di Eboli è pronto a chiedere al prefetto di Salerno di incrementare l'organico delle forze dell'ordine, in particolar modo dei carabinieri, della polizia, richiedendo anche l'intervento dell'esercito per stanare e realizzare dei controlli mirati con presidi fissi su tutto il territorio, in modo particolare anche sulla litoranea. Sentiamo. Il Consiglio Comunale di Eboli, in una delibera firmata da maggioranza ed opposizione, chiede l'impiego di militari dell'esercito impegnati nell'operazione Strade Sicure anche nei punti, soprattutto la litoranea ebolitana, dove è necessario contrastare la criminalità organizzata, ma anche in zone periferiche come Corno d'Oro, Santa Cecilia e Aversana. L'assise civica della città della Piana del Sele impegna il sindaco Mario Conte e la sua giunta a chiedere al prefetto Francesco Russo di incrementare l'organico di forze dell'ordine sul territorio, a partire dalla compagnia dei carabinieri e dalla stazione di Santa Cecilia. Servono controlli mirati e presidi fissi, una richiesta anche al Ministero dell'Interno per un distaccamento del reparto prevenzione crimine nella zona sud di Salerno, e che avrebbe sede presso strutture pubbliche del comune di Eboli già esistenti e disponibili, i locali località Campolongo. Dal Consiglio Comunale anche l'invito ad avviare progetti di legalità nelle scuole comunali al fine di prevenire fenomeni di arruolamento anche di giovanissimi da parte di organizzazioni criminali e il reinserimento sociale ed educativo di ex detenuti. Il Consiglio Comunale di Eboli si fa portavoce del senso di insicurezza e disagio vissuto dai cittadini ebolitani. Ed ora è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, la pagina degli appuntamenti. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film di Steven Spielberg, West Side Story. Tra gli spettacoli alle ore 16, alle ore 19 e alle ore 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Il villaggio di Natale alle Cotoniere, il centro commerciale di Via De Greci a Fratte. Il Natale è magico ma soprattutto divertente. Con il villaggio di Natale e la realtà aumentata dei personaggi della serie TV 44 Gatti, fino al 9 gennaio tante iniziative per quanti non hanno ancora scritto la letterina a Babbo Natale, la possibilità di farlo fino al 24 dicembre. Ogni weekend laboratori natalizi pensati per i piccoli e le famiglie. Centro commerciale Le Cotoniere di Fratte. Una piccola Betlemme nel cuore della città, organizzata dal comune di Baronissi, aperto al pubblico e visitabile fino al prossimo 7 gennaio, il presepe del Ciliegio, un'opera straordinaria realizzata con pastori ad altezza uomo. Con il presepe anche l'accensione delle luci dell'Irno in tutta la città, con il grande abete di Natale, il magnifico giardino incantato in villa comunale, le luminarie lungo le strade e le piazze cittadine di Baronissi. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E per quel che riguarda lo sport, tiene banco sempre la questione societaria della Salernitana, ma ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo. A tra poco. In collaborazione con...
Ristorante Eureka, i sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, ci occupiamo di calcio, prosegue il conto alla rovescia per il futuro della Salernitana. 8 giorni mancano alla scadenza del 31 dicembre fissata dal TRAS per la cessione delle quote societarie. Tante voci ma nessuna certezza circa le offerte che potrebbero far vacillare i trustee. Il servizio. Gabriele Gravina, numero uno del calcio italiano, ha scommesso sulla cessione della Salernitana entro il 31 dicembre. Lo ha fatto in conferenza stampa non più tardi dello scorso martedì, a 10 giorni esatti dalla scadenza. Ed oggi ne mancano appena 8. Il tempo corre veloce, velocissimo. Perché il presidente federale si sia sentito di fare una previsione del genere è tutto da capire. Che lo abbia fatto per dare una spinta a qualche trattativa già avviata o per dare una speranza ai tifosi della Salernitana o per qualsiasi altro motivo lo scopriremo solo più avanti. Certo è che le parole del numero uno di Via Allegri risuonano nelle orecchie dei tifosi di Nata, ma non solo. Come quella pubblica ammissione di aver avuto più di un incontro in FGC col presidente della regione Campania. Gravina è stato informato delle manifestazioni di interesse giunte ai trustee in questi mesi e forse, quando ha scommesso che in 10 giorni la Salernitana sarebbe stata venduta, aveva qualche suo buon motivo. Ci sono diverse manifestazioni di interesse, ma nessuna di esse si è tramutata in un'offerta che avesse tutti i requisiti richiesti dai trustee. Da una parte, per Bertoli e Risgrò, era fondamentale il versamento della caparra. Dall'altra, cioè dalla prospettiva dei potenziali acquirenti, c'erano perplessità sul bilancio non ancora approvato. Sarebbero almeno 4 le cordate in lizza per provare a piazzare il colpo di reni vincente proprio in prossimità della scadenza del 31 dicembre. I tifosi restano col fiato sospeso, mentre da Palazzo Città il sindaco manda un messaggio di speranza parlando di notizie incoraggianti. 8 giorni per evitare la reazione, ora servono solo fatti per salvare la Salernitana. Per ricorsi e processi ci sarà tutto il tempo a partire da gennaio 2022. Sono trattative, io l'ho anche detto, per quanto mi riguarda il Comune è a disposizione di chiunque voglia avere il conforto di un'idea, ma questi sono momenti strettamente privatistici nei quali non si può né si deve entrare rispettando ciascuno le prerogative degli altri. Le trattative in una società sono riservate per definizione, non è che si possono pubblicare all'albo pretorio. I trustee stanno lavorando, ho sentito che c'è qualche notizia forse incoraggiante, noi ci auguriamo che le cose vadano per il meglio. Naturalmente noi non faremo mancare la nostra presenza e il nostro conforto e la nostra azione laddove possibile per evitare qualsiasi fatto sciagurato che dovesse interessare la nostra squadra. E ieri si è chiuso il girone di andata del massimo campionato con la sorprendente vittoria esterna dello Spezia Napoli. I Liguri hanno così allungato sulla zona a retrocessione. La Salernitana, che invece attende anche le decisioni della giustizia sportiva sulla mancata disputa del match di Udine, chiude la classifica con 8 punti. Giro di boa per la massima serie. Ieri si è chiuso il girone di andata e dall'appello manca soltanto la gara tra Udinese e Salernitana, l'unica non disputata finora nell'arco delle 19 giornate del girone di andata a causa del Covid e delle decisioni dell'ASL di Salerno che ha messo in quarantena i Granata. Colantuono e la squadra dovranno aspettare un altro paio di giorni. Questo a patto che i prossimi tamponi diano esito negativo e che i casi di positività restino quelli accertati nei giorni scorsi. Intanto il giudice sportivo non si è ancora pronunciato sul match fantasma della Dacia Arena che la Lega non ha rinviato e che l'Udinese vorrebbe vedersi assegnato a tavolino. La Salernitana ha già preannunciato reclamo e la speranza è che questa
come le 19 gare del girone di ritorno possano realmente giocarsi. Dipenderà da quello che accadrà sul fronte societario. Significa 5 in più del Genoa ed 8 in più della Salernitana, che però ha una partita in meno. Il distacco dalla zona salvezza si è dilatato proprio in prossimità del anche un mercato all'altezza. Troppi se come d'obbligo in questa fase di massima incertezza. Di sicuro Natale così i tifosi di Granata non lo avevano mai vissuto. Ed ora la Serie C, sconfitta beffa per la Paganese a Messina. La squadra di Grassadonia non fa in tempo ad esultare per il gol del pari firmato da Cretella, che deve rammaricarsi per la rete della sconfitta incassata nel recupero. Sentiamo. Sì, è difficile commentare una sconfitta così. Sicuramente si sono affrontate due squadre in difficoltà, questo è chiaro, non è stata una bella partita. Abbiamo avuto una palla importante noi dove potevamo passare in vantaggio su questo cross, su una ripartenza dove eravamo tre uomini in aria e non siamo riusciti a sfalzarci per metterla dentro. Poi dopo c'è stato questo con loro, ma sostanzialmente partita, voglio dire, bloccata. Al secondo tempo poi chiaramente ci siamo sbilanciati con i cambi, l'avevamo ripresa e poi l'abbiamo persa al 93esimo, mi sembra, insomma, su questa situazione dove sicuramente abbiamo commesso un errore e commentiamo l'ennesima sconfitta fuori casa. Insomma, c'è poco da parlare, da dire. L'amarezza è tanta e abbiamo rimesso dentro il Messina e adesso sarà battaglia. Fuori casa purtroppo non riusciamo a trovare continuità, lo testimoniano le tante sconfitte. L'avevamo ripresa da un punto di vista caratteriale, ma sempre con poca lucidità nella fase di possesso palla, dove potevamo fare sicuramente tanto di più. E sapevamo che loro avrebbero fatto la partita della vita e l'hanno fatta. Siamo stati bravi, ripeto, a rientrare in partita, a pareggiarla al 90esimo giù di lì, e poi è chiaro che la beffa è enorme, perché l'abbiamo persa su questo pallone buttato in aria dove sicuramente abbiamo commesso diverse ingenuità. Però ripeto, adesso ripartiamo e cercheremo di guardare il futuro con maggiore serenità, però è chiaro che abbiamo perso uno scontro diretto, siamo lì e quindi si combatterà fino alla fine. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti dell'ultima ora, vi rimando alle prossime edizioni. Grazie come sempre per averci scelto. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.